Sul blog torna all'attacco di Giorgio Napolitano. Il servizio di Elisabetta Margonari. La gente che sente questa notizia percepisce che c'è un asse tra il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, ma non c'è nessun asse. Se ci sono, ripeto, provvedimenti validi, noi li voteremo e probabilmente li voteranno anche loro se ci sono. La linea 5 Stelle non cambia, accordi con nessuno, ma convergenze sui singoli temi sì. Quindi oggi votano assieme a PD e SEL per lo spostamento del dibattito sulla legge elettorale dal Senato alla Camera. E intanto incassano in Commissione Bilancio l'appoggio di Forza Italia al loro emendamento. Tagli e investimenti nel settore aeronautico in favore della bonifica di siti. È solo una delle proposte di modifica alla legge di stabilità presentate dal Movimento. Minimizzano, mentre denunciano quelle che definiscono le marchette della casta. La legge di stabilità non può contenere misure di natura localistico-settoriale, dicono, ma deve definire gli equilibri di finanza pubblica. Invece elencano contributi a fiere e fondazioni, sgravi ed esenzioni ad enti, finanziamenti a Radio Radicale e alle scuole private. Un elenco che non distingue buoni o cattivi. I 5 Stelle lo riconoscono, ma contestano il principio. E intanto annunciano di aver salvato la Costituzione. Abbiamo vinto la battaglia. Per le riforme si procederà in Parlamento e non con il Comitato dei 40. Rivendicano ciò che è effetto della fine delle larghe intese. Paladini della legalità, mentre si scatena la polemica. L'onorevole Nuti ha pubblicato su Facebook l'indirizzo della casa di Palermo del collega del PD Faraone, dove vivono la figlia di 11 anni e la moglie, molto preoccupata. Faraone risponde invitandola a rinunciare all'immunità per poterlo querelare. Nuti replica chiedendogli di lasciare la commissione antimafia e poi dimissioni le chiede di nuovo anche Grillo a Napolitano. Dal suo blog, come sempre, c'è una questione di incompatibilità tra il ruolo politico di parte assunto dal Presidente e la funzione attribuita dalla Costituzione, così scrive, e torna a ventilare aria di impeachment, aria che può piacere di nuovo a Forza Italia.